Inaugurazione della sede elettorale a Lanciano per il candidato del PD Ernesto Graziani, in coincidenza anche con la presentazione ufficiale delle liste. Oggi la cosa, tra le cose che mi hanno più colpito in questa presentazione, di solito sono piuttosto geriatriche le presentazioni, perché l'attenzione dei giovani alla politica è sempre troppo poca. Invece questa sera, oltre vabbè, agli attempati e agli storici protagonisti della politica, però abbiamo visto anche tanti giovani, e questo è un bel segnale per il futuro. È proprio così, perché i giovani, oltre a costituire e a rappresentare il nostro futuro, rappresentano di fatto la parte migliore dell'Abruzzo. Ma ciò nonostante, i giovani sono quelli che hanno subito maggiormente le conseguenze della mala politica di questo governo regionale. E i numeri che sono venuti fuori questa sera sono numeri impietosi, che fotografano una situazione di grave disagio in questa regione. I giovani da 18 a 34 anni sono costituiti dal 17%, che è una percentuale bassissima, che ci pone in una sorta di graduatoria al contrario, al quarto posto. Noi siamo i peggiori, assieme al Molise, alla Calabria. Noi abbiamo fatto peggio della Calabria. E da questa regione purtroppo c'è anche un altro triste primato che riguarda i giovani. I giovani sono quelli che purtroppo emigrano maggiormente. Noi prima li formiamo e poi li mandiamo fuori dal nostro territorio a sfruttare il loro cervello, il loro sapere. Ecco, è necessaria un'inversione di tendenza, e i giovani che oggi sono accorsi numerosi costituiscono la speranza perché si porta a invertire questa tendenza. Poi nella parte finale di questa serata c'è stato l'intervento di suo padre, il senatore emerito Enrico Graziani, che ha lanciato un allarme di carattere ambientale sul lago di Bomba, che periodicamente viene posto sotto attacco dalle multinazionali. Il pericolo di qualche anno fa sembrava scongiurato, adesso torna prepotentemente a galla. Sì, è il solito soggetto sotto mentite spoglie che, attraverso una società apparentemente nuova, ma è sempre la stessa persona che si ripropone e tenta nuovamente di ottenere l'autorizzazione all'estrazione di gas sotto il lago di Bomba, con tutti i rischi e le implicazioni che questo potrebbe avere, perché negli anni, a partire dagli anni 70, quando questo giacimento fu scoperto dall'ENI, ma fu poi abbandonata dall'ENI l'idea di poter estrarre per le implicazioni che questo avrebbe comportato: un territorio estremamente franoso, instabile, giacimento che si trova al di sotto del lago, un bacino artificiale, al di sotto di una diga non realizzata in cemento armato ma in terrapieno. Si è compreso che un'eventuale estrazione di gas al di sotto di questo bacino e di questa diga potrebbe comportare, con una certezza quasi assoluta, un abbassamento dell'aria, quello che si chiama subsidenza, ed un rischio elevatissimo di crollo della diga. Si è ricordato, e mio padre l'ha fatto questa sera, che la diga del Vajont non crollò, ma l'acqua tracimò a causa di una frana che si riversò nel lago, e l'onda che si venne a creare era costituita da una quantità d'acqua pari a 3 milioni di metri cubi. Fa impallidire il pensiero di quello che può accadere se crollasse quella diga, con all'interno di quel bacino 80 milioni di metri cubi d'acqua. Questo è quanto. Vedete, l'ambiente, la tutela dell'ambiente, non ci si può limitare a predicarlo, come è stato fatto da consiglieri, da assessori regionali di questo nostro territorio, ma va praticato, e oggi praticare la tutela dell'ambiente passa attraverso la salvaguardia del lago di Bomba, la salvaguardia della costa dei Trabocchi, la salvaguardia del nostro territorio. Ed è l'esatto contrario di quello che sta facendo questo governo regionale. Anche per questo io mi sto candidando. A proposito di salvaguardia, non dimentichiamo anche quella dei posti di lavoro,
perché ci sono notizie abbastanza nebulose che riguardano la Stellantis e quindi di riflesso anche lo stabilimento che noi chiamavamo comunemente Sevel. Certo, sono rischi di cui io mi occupai ben 3 anni fa. 3 anni fa facemmo un convegno in Val di Sangro nel 2021 in cui lanciammo questo grido d'allarme. Mettemmo in guardia la politica, gli operatori economici, tutti quelli che avrebbero potuto fare qualcosa e che non hanno fatto niente. Quando noi lanciammo quel grido d'allarme venimmo accusati da questa maggioranza di destra di rappresentare degli uccelli del malaugurio. Noi non siamo uccelli del malaugurio, noi siamo persone che si occupano e si preoccupano della salute, del lavoro, del nostro territorio. E non lasceremo nulla di intentato per difendere quello che faticosamente è stato conquistato. Saverio Gileno è il segretario regionale dei Giovani Democratici. Facevo questa osservazione prima proprio ad Ernesto Graziani. Di solito queste riunioni sono piuttosto geriatriche, possiamo dire, però questa sera avete abbassato l'età media dei partecipanti ai comizi elettorali e questo è un bel segnale, a prescindere se si possano o meno condividere le idee, un bel segnale per il futuro. Sicuramente sì, come i Giovani Democratici, l'organizzazione giovanile del Partito Democratico, c'è quotidianamente il nostro impegno per questo, per dare voce, per raccontare le questioni, le problematiche, i sogni della nostra generazione, degli under 30 abruzzesi. In particolare noi in Abruzzo stiamo soffrendo questo governo regionale. Oltre 20.000 ragazze e ragazzi abruzzesi in questi 5 anni sono stati costretti ad abbandonare la nostra regione per poter studiare, per poter lavorare, per potersi curare. Noi con la candidatura di Luciano D'Amico, con le candidature di tutta la squadra, a partire appunto da Ernesto Graziani, vogliamo invertire questa tendenza, vogliamo dare voce al nostro futuro e fare in modo che appunto ci possa essere il nostro futuro in Abruzzo, quindi si possa restare e si possa tornare in questa regione. C'è bisogno chiaramente di un diverso tipo di politiche, c'è bisogno di politiche per il diritto allo studio, di politiche per il lavoro, di tutela ambientale. Pensiamo che con Ernesto Graziani, con Luciano D'Amico ciò possa accadere e per questo c'è il nostro impegno questi giorni e per tutta questa campagna elettorale. Tra le tematiche più importanti, oltre allo studio, all'ambiente, la sanità, ma con delle risorse che sono abbastanza contingentate, considerando le spese pregresse, un cambio alla guida regionale, che cosa potrebbe cambiare di grosso, diciamo? C'è bisogno sicuramente di un piano ospedaliero regionale fatto a misura dei nostri territori e non fatto da logiche maggiori, logiche più alte che non conoscono le questioni e le problematiche dei nostri territori. Le risorse dipendono sempre da come vengono investite. Pensiamo a un esempio, i milioni investiti per il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro che invece potevano sicuramente avere un'altra destinazione. Le risorse appunto devono essere investite bene, devono essere investite ascoltando i territori, ma soprattutto prima bisognerebbe conoscere le problematiche e le questioni del nostro territorio ed è questo che sta scontando adesso l'Abruzzo in particolare rispetto alla sanità, ovvero la non conoscenza e l'assenza di questa classe dirigente del governo sul territorio.